Oggi facciamo il piatto del 2020. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, quest'anno ragazzi non avevo fatto il piatto, quindi per farmi perdonare quest'anno ne ho fatti due. Uno lo vedrete oggi e uno lo vedrete prossimamente. E allora, oggi mega piatto del 2020, sperimenteremo con inchiostri, piatti, resine, insomma vedremo un po' di tutto. Userò le resine della Resin Pro come devono essere usate allo stato puro e vedremo cosa uscirà fuori da questo bellissimo e fiorito piatto del 2020. Spostiamoci di là e andiamo a vedere il piatto come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro piatto del 2020. Allora, un piatto in ceramica bianca, io questo l'ho preso all'IKEA, è un piatto pizza IKEA. Poi una penna permanente, io qui ho la Staedtler nera, e poi ci servirà una matita grassa, io qui una 8B. E poi per rifinire userò della resina, io ho la migliore che ho provato, che è questa della Resin Pro, componente A e B a 1,60 come diluizione, e poi la Resin Pro mi ha mandato i colori per la resina e quindi voglio provarli con voi per il fondo di quello che sarà il mio lavoro. Ne ho qui diversificati i tipi e adesso li proveremo insieme. Come prima cosa bisogna innanzitutto pulire con dell'alcol ben bene tutta la superficie del piatto, dopodiché se non siete particolarmente bravi a disegnare ricalcate con una normalissima carta carbone il soggetto del vostro piatto. Con una matita grassa punto il centro, comincio a montare il mio disegno, quindi faccio dal centro una prima circonferenza, quindi distanzio i quattro punti da una parte e dall'altra sempre uguale, e qua già ho la mia prima circonferenza. Poi da qui mi muovo per un'altra circonferenza e procedo sempre per punti via via equidistanti, anche se poi non sarà precisa, non farà nulla, ma più o meno è quello. E poi prendendo un'unità di misura, che può essere un'altra matita, partendo dalla mia circonferenza, decido quanto lunghi debbano essere i petali e via via segno un'ulteriore circonferenza. Mi distanzio un altro po' e faccio un'altra circonferenza, quindi il centro e tre strati di petali, 1, 2 e 3. Come prima cosa io voglio montare un centro che devo ricordarmi dov'è, quindi cancello la traccia a matita e segno, voilà. Quindi vado anche a segnare quella che sarà la grandezza del primo petalo, ok? A questo punto io ho tutto, ho impostato il disegno, ho le mie zone. Adesso dal centro con il pennarello, con delle linee sottili, andando su e giù, faccio partire una serie di linee. Una volta fatto il centro,
scurisco maggiormente le parti iniziali. Da questo secondo cerchietto io farò partire dei fiorellini. Segno una prima circonferenza e una seconda circonferenza un po' più interna. Una volta definite le circonferenze del pistillo, chiudo per farle risaltare. Partendo proprio dal giro circonferenza, tiro giù sempre rigorosamente a verso. A questo punto posso iniziare a costruire il mio fiore. Da qui posso partire con la costruzione del fiore. Voilà. E il fiore è fatto, almeno il primo giro. E adesso vado a riempire le parti tra un fiore e un altro. Quando ho un piatto che mi soddisfa visivamente, pulisco tutto il bordo e comincio a disegnare i miei petali in maniera più definita. Quindi il piatto già sarebbe molto bello così, ma noi abbiamo le resine, quindi vogliamo utilizzarle, quindi tutto il bordo lo colorerò con le resine e lo colorerò dando una pittura a pennello tipo marble. E allora inizio subito. Per dipingere userò della Resin Pro, la Resin Pro, la resina per artisti. Questa serve proprio per la lavori tipo marble. Allora andiamo a vedere: componente A 100, componente B 60. Andiamo proprio ad aggiungere componente A in misura di 100 e componente B nella misura di 60. Io qui ho un fil di ferro e mescolo con questo. Mescolo bene, 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 per almeno un minuto e mezzo. Quindi divido in vari bicchierini. Allora ho qui il Soir Bleu, il turchese, ne aggiungo qualche goccia, poi uso il verde Opal Green. Poi uso il Pure Green, quindi il verde puro. Ce ne sono alcuni più liquidi, altri più densi.
poi utilizzo il black, poi una punta di blu lilac, violetto e del giallo, giallo zinco. Comincio a mescolare il colore proprio dal giallo e prendo un pennello. Prendo questo che è abbastanza piccolo e comincio a dare la base proprio con un verde chiaro. Il fatto di andare casualmente dentro al disegno non mi interessa più di tanto, perché io poi posso o riandare a penna una volta che la resina si asciuga, oppure pulire con un fazzoletto fin tanto che la resina è bagnata. È abbastanza controllabile a pennello perché ha una bella densità. Voglio che rimangano i colpi di pennello. Quindi comincio a sporcare con gli altri colori, passo subito a un altro tono di verde e lo passo così in maniera del tutto disordinata. A questo punto mi fermo, lascio asciugare perfettamente il tutto e ci vediamo dopo. Arrivati al giorno dopo, il piatto è completamente asciutto, mi dedico alla bordura e lo faccio sempre con l'Humo Color Settler, quindi piano piano vado a decidere quanto larga deve essere la striscetta di contorno e vado a comporla tutta. A questo punto avete due possibilità: o come farò io, non aggiungete null'altro e il lavoro è finito così, oppure potete proteggere la parte disegnata con una vernice all'acqua. Mi raccomando, meglio un flatting trasparente all'acqua. Non utilizzate la resina perché la penna viene portata tutta via, si discioglie con la resina. Ma voi fate sempre la prova prima in modo da non commettere un guaio alla fine. E se ve lo dico con cognizione di causa. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Che bello il nostro piatto, non è veramente un'opera d'arte? E quel verde come fa spiccare il fiore, è veramente bellissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così regalatemi un pollice in su e una condivisione, e soprattutto venitemi a trovare su Instagram e su Facebook, vi lascio il link qui giù in info box. Cliccate la campanella per rimanere sempre in connessione con Arte per Te e basta. Noi ci ritroviamo sempre qua per il prossimo video. E allora, da Umbretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta!